Ciao amici, benvenuti alla nuova diretta di mercoledì con le domande dell'erborista. Abbiamo parlato di tanti tipi di estratti, tisane, estratti tinture madri, capsule, compresse. Oggi parliamo di un altro modo per poter estrarre i principi attivi dalle piante e parliamo in particolare degli oli essenziali. Gli oli essenziali vengono estratti in modo particolare, solitamente gli agrumi per spremitura, quindi per esempio la buccia del limone, dell'arancio, del mandarino, produce il suo olio essenziale tramite la spremitura della buccia, mentre le altre piante che utilizzano foglie, fiori, parti aromatiche, anche più coriacee, più dure, quindi cortecce. Estraggono il loro olio essenziale in corrente di vapore, che significa si mette a bollire l'acqua, il vapore che attraversa un macchinario, quello classico degli alchimisti che poi fa tutto il giro e sgocciola in un contenitore, passa attraverso la droga che è la parte attiva della pianta e fa cascare l'olio essenziale, raccoglie l'olio essenziale alla fine di questo macchinario. E lì si ottiene proprio l'olio essenziale, che è la parte più ricca e più aromatica della pianta. Gli oli essenziali vengono venduti in boccettine proprio piccole, 10 ml solitamente, a volte anche 5 o anche meno, perché sono molto ricchi, molto preziosi e molto carichi sia di principi attivi che della parte aromatica. Sono una sostanza molto volatile, quindi se noi lasciamo la boccetta dell'olio essenziale aperta, questa evapora abbastanza velocemente e si diffonde nell'aria. È un pregio quando noi andiamo a utilizzare l'olio essenziale all'interno dei diffusori o quando noi comunque vogliamo utilizzarli, perché mettendoli appunto nel fornelletto, nel diffusore a ultrasuoni, spargendoli nell'ambiente, entrano subito a contatto con l'aria e noi riusciamo a respirarli e farli entrare a contatto con la nostra mucosa nasale. E su questo si basa proprio l'aromaterapia. Però sono anche dei contenuti, il contenuto della boccetta è molto delicato, quindi solitamente sono boccette in vetro scuro, e vanno tenute conservate ben chiuse in un luogo possibilmente fresco. Gli oli essenziali cercate di scegliere quelli che siano puri, naturali e possibilmente anche ad uso alimentare. Se sono ad uso alimentare, ne possiamo fare qualsiasi cosa, quindi andare a utilizzarli nei diffusori, andare a utilizzare due gocce all'interno di una punta di miele per arricchire una tisana, piuttosto che unire a una crema, a un olio per un massaggio da utilizzare a contatto con il corpo. E come fare a capire se sono puri e naturali? Uno dei primi indizi è che ogni olio essenziale ha un costo differente, quindi se voi trovate una linea di oli essenziali, tutti con lo stesso prezzo, probabilmente non sono proprio oli essenziali puri e naturali. Il prezzo può variare dai 6 euro, 7 euro, fino anche ai 30-40 euro, soprattutto quelli di cui serve più materia prima per estrarre la parte concentrata di olio essenziale. E poi come possiamo utilizzarli? Il metodo appunto più noto, più conosciuto, più diffuso è sicuramente respirati, quindi per l'aromaterapia. E anche qui abbiamo diversi metodi per andare a utilizzare l'olio essenziale in aromaterapia. Possiamo utilizzare 2 o 3 gocce nel pentolino d'acqua e farci fumetti, quindi con la classica salvietta, quando siamo raffreddati, costipati a livello naso, aiutano proprio a livello vie respiratorie, 2 gocce nell'acqua calda e si mette un asciugamano sulla testa e andiamo a respirare, si fanno i soffumigi. Oppure possiamo utilizzare i diffusori, che possono essere questo che ho qui in mano, è uno dei più moderni diffusori ad ultrasuoni. Significa che all'interno c'è una vaschetta che va riempita con l'acqua, 2 o 3 gocce dell'olio essenziale scelto, e tramite questo meccanismo ad ultrasuoni aiuta a diffondere l'olio essenziale trasportato dall'acqua, ma senza che l'acqua venga scaldata. È l'evoluzione di quelli che una volta erano i diffusori con sotto la candelina. Ve ne faccio vedere uno, che ci sono, esistono ancora. Questo ne avevamo in casa, io me lo ricordo, mia mamma ne aveva uno per ogni stanza. Sotto si mette la candelina, il classico lumino, sopra si mette un pochino di acqua con qualche goccia di olio essenziale. Sono comodi, si possono trasportare ovunque. Di contro bisogna stare un po' attenti perché la candela non va lasciata incustodita e i puristi degli oli essenziali dicono anche che scaldando l'acqua e scaldando l'olio essenziale un pochino si alterano le proprietà, soprattutto in base alla temperatura, evaporano in modo diverso le particelle di olio essenziale. Se invece vogliamo andare proprio a godere a pieno dei principi degli oli essenziali,
soprattutto appunto per quanto riguarda l'aromaterapia, quindi vogliamo andare a utilizzare gli oli essenziali che ci aiutano magari come calmanti per la sera, piuttosto che come energetici per la memoria e la concentrazione mentre siamo in ufficio, stiamo facendo un lavoro importante. La lampada d'ultrasuono è sicuramente il metodo migliore per andare a diffondere gli oli essenziali. Queste moderne appunto si riempiono con un pochino d'acqua, hanno un cavetto che funzionano o con la spina classica ad attaccare la presa elettrica ad attaccare al muro, oppure anche all'USB del computer, e ne fanno diversi modelli e diversi colori. Per esempio questo è uno dei nuovi, fanno versione o sull'azzurro così color ginepro, oppure anche verde color salvia. Sono piccoli, compatti, sono comodissimi appunto da tenere sia in ufficio che anche sul comodino, anche nelle camere dei bambini, perché all'esterno è tutto di plastica, quindi anche se avete bambini in casa o gatti, animali, non c'è nessun problema, sono quelli proprio più resistenti. I diffusori vanno dai 30 euro fino ai 59 euro, quelli anche di vetro, in ceramica, un po' particolari. Il meccanismo all'interno è lo stesso, cambia proprio solamente a livello estetico. Quindi per esempio ginepro e salvia, questi vengono 30 euro e hanno poi all'interno della confezione anche il loro cavetto, tutto il necessario per attaccarli alla presa. Oppure ve ne faccio vedere qualche modello, mi piace tantissimo, sempre tema camerette dei bambini, questo che si chiama tigro e panda, in base a come lo girate cambia l'animale, anche questo ha poi la spina, la presa ad attaccare alla corrente elettrica, e questo addirittura è dotato anche di timer, quindi si può utilizzare scegliendo un timer che funziona per un'ora, 3 ore o 6 ore, si può far andare come luce notturna oppure in combinazione sia luce che diffusore, oppure solo diffusore tenendo spenta la luce, quindi tutte le possibili combinazioni. E quindi perfetto proprio anche per le camerette dei bambini. Gli oli essenziali che si possono utilizzare diffusi nell'ambiente si possono iniziare a utilizzare dai 6 mesi in su, quindi dopo i 6 mesi di vita si può iniziare a utilizzare il timo, il mandarino, quindi qualcosa come aiuta un pochino a livello respiratorio, il timo, se cercate qualcosa come effetto rilassante, il mandarino, e potete metterlo anche proprio nelle camerette di neonati. Tigro e panna per esempio piace tantissimo anche come idea regalo per i battesimi, per le nascite, per i bambini piccoli, quindi questo è proprio carino e simpatico. Poi ci sono quelli in vetro, vi faccio vedere anche uno dei modelli, eccolo qua per esempio, c'è così, a forma un pochino più ovale o a forma sferica, la parte superiore è in vetro e oltre alla parte di aromaterapia, combina anche la cromoterapia. Questi in vetro così tutto trasparente hanno questa proprietà, quindi tutta la parte di vetro quando poi si accende cambia colore e segue, fa seguire tutti i colori dell'arcobaleno. Poi anche questo è dotato poi di pulsantini e si può scegliere di far funzionare solo la parte di diffusore oppure la parte di luce, e si può scegliere o di far girare tutti i colori delle luci oppure si può fermare sulla luce che si preferisce, quindi magari si vuole tenere acceso mentre si guarda un film, si vuole utilizzare come luce notturna, si sceglie il colore che più piace e si ferma su quel colore, oppure si spegne la luce e si continua a far andare come diffusore. Tutti i diffusori hanno il meccanismo di sicurezza che nel momento in cui finisce l'acqua la parte della diffusione si spegne e si interrompe, quindi potete anche lasciarli accesi appunto mentre dormite, in cameretta, mentre ci sono i bambini, mentre fate altro, che anche se vi dimenticate accesi non succede niente, la diffusione si spegne e si interrompe nel momento in cui terminano l'acqua. Sono bellissime anche proprio come idea per i vostri regali di Natale, che questi sono gli ultimi giorni per fare i pacchettini, quindi vi aspetto anche per quelli. Vi ho fatto vedere un po' di oli essenziali e un po' di diffusori, poi appunto possiamo scegliere gli oli essenziali. Adesso qui ho per esempio la lavanda. Dietro la confezione riporta il modo di utilizzo, sia nel caso in cui voleste assumerlo e berlo, oppure l'effetto che dà se invece lo diffondiamo nell'ambiente. Qui dice rilassa in caso di stress e sostiene l'umore, quindi la lavanda va benissimo stress, situazione un po' di tensione, va benissimo nelle camerette, nelle camere per dormire. Come rilassante mi viene in mente anche il mandarino. Se invece volete portarlo in ufficio appunto per migliorare l'attenzione e la concentrazione, limone, rosmarino, verbena, perché aiutano proprio a livello proprio mentale, sia proprio la concentrazione che l'attenzione. Oppure, che vanno per la maggiore in questo periodo, i balsamici, quindi tutti i balsamici che aiutano a
disinfettare un pochino l'ambiente, menta, eucalipto, timo, l'abete siberiano, quindi potete scegliere proprio tutti gli oli essenziali che volete e cambiare una volta che avete poi la lampada ultrasuoni, mettere tutte le oli essenziali che preferite. Non so, per esempio c'è anche la citronella per le zanzare d'estate, quindi è una lampada che si usa proprio 365 giorni all'anno. Se conoscete qualcuno che ha già anche la lampada, potrebbe essere carino regalare un kit con diversi oli essenziali da poter utilizzare al suo interno. Vi faccio vedere qualche idea anche di quello. Allora, ci sono kit con olio essenziale, eccolo qua, di diverse profumazioni, disponibile in tre tipi di set differenti. Allora, scatolina di latta. In tre versioni. All'interno di ogni scatolina ci sono tre boccettine di oli essenziali. La prima racchiude un gruppo di piante officinali, quindi lavanda, lemongrass e menta. Quindi avete la lavanda come rilassante, lemongrass sono sempre le foglie un po' agrumate, e la menta piperita invece è proprio più come balsamico, che potete utilizzare o da sole o in combinazione. All'interno gli oli essenziali sono gli stessi di quelli che vi ho mostrato prima, riportano anche nel caso l'utilizzo per uso interno, quindi all'interno trovate una guida che vi spiega ogni olio essenziale, le sue varie proprietà, e all'interno trovate le tre boccette di lavanda, lemongrass e menta che potete utilizzare sia da bere sia da diffondere negli oli essenziali, in un pediluvio anche per fare una crema magari riposante per i piedi. Uno sportivo, qualcuno che corre, chi sta in piedi tutto il giorno, due gocce di lavanda o nel sale e fare un bel pediluvio, oppure in una crema base e fare una bella crema per i piedi. Oppure versione giardini boreali che racchiude tre oli essenziali balsamici: abete siberiano, l'eucalipto e il pino mugo. Quindi anche questo invece è più invernale, proprio più balsamico, perfetto per fare i fumenti. Se qualcuno ha il bagno turco, due goccine, anche proprio quel classico aroma che trovate nel bagno turco è questo, o la vasca idromassaggio. Quindi si prende una soluzione disperdente. Gli oli essenziali vanno sempre diluiti, mai utilizzati puri. Quindi la lampada ultrasuoni ha un meccanismo che con l'acqua si aggiungono gli oli essenziali e li fa evaporare pian piano. Se li dovete utilizzare a contatto con il corpo, in una crema, in un bagno doccia, in un olio, sempre diluiti circa all'1-2% perché sono proprio molto concentrati. Quindi si possono utilizzare volendo anche così. Quindi un po' di raffreddore, una punta di crema, due gocce, si fa la crema balsamica da applicare petto e gola, quindi tipo un po' la pomata al timo per intenderci. Oppure la terza versione, giardini mediterranei. Invece questo racchiude tre essenze più agrumate: arancio dolce, mandarino e bergamotto. Quindi l'arancio dolce è più dolce, più rilassante, il mandarino è quello che dicevamo che si può usare anche per i bambini, e il bergamotto invece è un pochino più pungente. Quindi all'interno di tutte le scatole trovate sempre la guida con i tre oli essenziali che potete utilizzare proprio specifici, sia nelle lampade ma anche come uso alimentare, quindi un mini set per chi sapete che ama l'aromaterapia, ama gli oli essenziali, si possono utilizzare anche in cucina, nel senso se volete aromatizzare un dolce, magari non avete la scorza di limone, potete mettere due gocce di limone, due gocce di olio essenziale di arancia. Mi hanno passato una ricetta di biscotti alla lavanda con una frolla, fantastici, aggiungendo i fiori e l'essenza di lavanda. Quindi potete sbizzarrirvi veramente con un sacco di utilizzi proprio degli oli essenziali. Spero che questo argomento vi sia piaciuto. Se avete altre domande a tema erboristeria, potete scriverci nei commenti oppure su WhatsApp. Il numero è sempre il solito, ma ve lo ripeto, 388 88 45 700. E se invece dovete ancora fare qualche regalo di Natale, vi ricordo che vi aspettiamo fino a domenica 24, quindi siamo aperti fino alla vigilia, su Facebook, Instagram, WhatsApp. Dovrei aver aggiornato gli orari dappertutto su Google, anche sulla scheda di Google. Siamo chiusi praticamente solo Natale e Santo Stefano, quindi ci trovate aperti fino al 24. Con orario anche continuato, quindi andate a curiosare gli orari
Se avete qualche dubbio, trovate gli orari giusti, corretti su tutti i social o nel caso scriveteci su WhatsApp che vi arriva la risposta automatica dell'orario completo di tutta la settimana. Vi aspettiamo sabato ancora, orario continuato 9-18 e anche domenica vi aspettiamo fino alle 18 per i vostri regali di Natale. Quindi fino al 24 siamo qui a incartare per voi. Intanto vi ringrazio, vi saluto, buona giornata a tutti e grazie di avermi seguito tantissimi su Instagram oggi. Ciao, ciao!